18 anni e frequento il Leopoldo Pirelli. Mi chiamo Federico Delle Fave e sono uno studente del quarto anno del liceo linguistico Leopoldo Pirelli. E sono Anna Maria Fantini, una tirocinante della classe 4 di liceo linguistico del Leopoldo Pirelli, ho 17 anni. Sono Marco Pasquali, frequento la quarta del liceo linguistico Leopoldo Pirelli e faccio parte del progetto Alternanza Scuola-Lavoro del Maxi. È molto difficile che delle persone ci diano così tanta fiducia e stima nei nostri confronti, diciamo, quindi è per noi un'opportunità importante per cominciare a metterci alla prova, visto che è la nostra, diciamo, prima vera e propria esperienza lavorativa. Praticamente è venuta la prof in classe e ha detto: avete un lavoro, punto. E abbiamo accettato. E abbiamo fatto delle lezioni qui al Maxi con la referente del progetto, che ci ha spiegato appunto le mostre e dato dei materiali sulla quale studiare. Nel secondo incontro di formazione abbiamo dovuto affrontare un esame, diciamo, di ammissione per poter appunto mettere le nostre conoscenze alla prova e vedere se eravamo pronti. È un progetto molto bello secondo me, perché comunque si è a contatto con l'arte, c'è sempre molti visitatori che ti chiedono il tuo punto di vista anche, e mi piace tanto confrontarmi con loro per dire quale sia il mio punto, se differisce con il loro, iniziare una conversazione, è molto liberatorio. Il mio lavoro nelle gallerie è quello di aiutare i turisti e informarli, aiutarli su esponendo le mostre e comunque rispondere a tutte le domande che mi vengono fatte. L'esperienza all'InfoPoint è stata importante perché appunto particolare, nel senso che abbiamo potuto anche sperimentare quello che è il lavoro di scrivania d'ufficio. Diciamo molto diverso, perché non sono più per le gallerie a girare per le gallerie, ma mi trovo seduto a rispondere al telefono e a dare informazioni diverse. Lo stage che stiamo facendo qui, appunto, siccome è uno stage lavorativo, abbiamo imparato molto su sia per quanto riguarda lavorare con gli altri, stare con gli altri, che rapportarsi al visitatore in questo caso. Mi trovo davanti a persone nuove, anziani, adulti e ragazzi. Sto anche rimuovendo la paura di la persona nuova, come faccio a parlargli, cioè scialla, insomma. L'esperienza che ho fatto qui al museo secondo me è stata molto utile e molto importante, sia per me stessa, perché mi sono messa in gioco e non importava, cioè non bisogna aspettare il voto a scuola, qui era proprio di interazione con il visitatore, solo quello, non dovevi aspettarti chissà che, era, non lo so, è stato più un percorso personale, quindi lo trovo più utile per quello, che poi è quello che serve nella vita di tutti i giorni. Da questa esperienza porto via magari il fatto di interagire meglio con sconosciuti, o magari anche un po' di timidezza è svanita. E sicuramente rapportarsi con un nuovo tipo di referente, non l'insegnante ma in questo caso un datore di lavoro, è diverso e differente. E comunque sì, è stato semplice, anche se all'inizio magari un po' ci si trova disorientati, ma si risponde bene, insomma, a quello che si deve fare. A me piace molto l'evoluzione di Darwin, perché dice che un essere per sopravvivere deve ambientarsi, e perciò in un contesto nuovo lavorativo diverso rispetto alla scuola l'unica via che hai è ambientarti, e anche velocemente, anzi. Cosa che penso di essere riuscito a fare? Se dovessi usare un aggettivo per descrivere questo progetto, userei costruttivo. E sorprendente. Formativo. Adattamento non è un aggettivo. Se posso dire quello? Puoi dire quello. Adattamento. Stimolante. Innovativo. Formativo. Costruttivo. Istruttivo. Illuminante. Inaspettato. Memorabile. Interessante. Fantastico. Impegnativo. Entusiasmante. Educativo. Molto istruttivo. Formativo. Sorprendente. Costruttivo. Piacevole. Educativo. Interessante. Impegnativo. Innovativo. Coinvolgente. Istruttivo. Multidisciplinare. Proficuo. Insolito. Utile. Noioso. Illuminante. Coinvolgente. Formativo. Particolare. Intenso. Positivo.
Devo dire solamente l'aggettivo, sì, basta. Guardando in camera, quando ti fai? Ok, allora, creativo.